c'è mai stato un altro tempio di bianco marmo come questo che fu costruito dal genio di Buscheto. Già all'epoca della sua edificazione il Duomo di Pisa appariva di una bellezza tanto prodigiosa da avvicinarsi a quel miracolo che poi avrebbe dato nome a tutta la piazza. Stupivano i marmi sfolgoranti elevati in volumi maestosi, mai visti. Stupiva l'abilità di un architetto che, unico al mondo, fu considerato degno di avere il suo sepolcro addirittura sulla facciata della sua creazione. In realtà, questo monumento della spiritualità medievale, nato al tempo delle crociate, un modello ce l'aveva: la madre di tutte le chiese, la prima Basilica Vaticana. Oggi l'edificio più antico è il Duomo di Pisa e il più recente è la Basilica di San Pietro a Roma. Ma in realtà, quando il Duomo di Pisa viene eretto, a partire diciamo dal 1064, la fondazione ad opera del grande architetto Buscheto, esisteva ancora in piedi la vecchia Basilica Vaticana, fatta costruire intorno al 320 da Costantino, divenuto cristiano. Un edificio molto diverso da quello riprogettato poi nel Cinquecento da Papa Giulio II dal Bramante, la Basilica Costantiniana ancora guardava la Roma antica, con la sua pianta croce e l'ampio quadriportico con colonne, con i mosaici di cui ci restano pochi suggestivi frammenti. Anche a Pisa si ripetono i mosaici, mentre i solenni arredi in pietra che caratterizzano la Basilica Vaticana diventano primato con Nicola e Giovanni Pisano, che scolpisce questa straordinaria Madonna ideata per l'avvento dell'imperatore Arrigo di Lussemburgo. Guardando a Roma per l'edificazione del suo Duomo, Pisa vuole affermare il suo primato cristiano, arretrandone le radici fino ai tempi di Pietro. Il principe degli apostoli, cui è dedicato il Tempio Romano, è infatti oggetto in città di un culto antichissimo. Un culto che ha una grande accelerazione nel momento in cui sorge la tradizione secondo cui Pietro, abbandonata Antiochia e avviatosi verso nord, sarebbe approdato a Pisa, sul litorale toscano, ovvero prima di approdare a Roma. Da quel primo approdo, oggi chiesa di San Piero a Grado, provengono gli affreschi che Diodato Orlandi nel 300 letteralmente copiò da quelli della Basilica Vaticana. San Pietro, pescatore di anime e missionario di fede, diventa ben presto simbolo della vocazione marinara della Pisa medievale. Ce lo raccontano i frammenti delle navi rinvenute nell'antico porto pisano, coeve di San Pietro. Oggetti di uso comune, come la lucerna a forma di imbarcazione, con le immagini di Pietro e Paolo, manufatti artistici che testimoniano i legami commerciali e di fatto anche culturali con le altre civiltà del Mediterraneo, da Bisanzio all'Islam. Se Pisa guarda a Roma in età medievale e in qualche modo la supera, i secoli successivi vedranno le grandi rivoluzioni in architettura e pittura a favorire la capitale. Ecco perché oggi Piazza dei Miracoli è e resta una visione più antica della cristianità e anche la testimonianza di quella civiltà delle cattedrali che in tutta Europa faceva nascere nel cuore delle città una sorta di microcosmo avanzato, dove artisti, maestranze, istituzioni religiose e civili impiegavano le loro migliori risorse nell'intento di progettare quanto di più alto e nobile fosse possibile al genere umano.